Benvenuti in Espero Channel. Oggi vediamo alcuni elementi per la customizzazione del pacchetto. Cinema 4D è un pacchetto molto smart, molto semplice da utilizzare. L'interfaccia è già ben pensata per il 99% degli utilizzi, ma potreste voler utilizzare in maniera più personale il programma. Un modo semplice e rapido è quello di attivare la gestione comandi sotto finestre, interfaccia, gestione comandi e quindi poter personalizzare tutto il pacchetto. Noi possiamo personalizzare tutte le scorciatoie da tastiera oppure possiamo crearci nuove tab di controllo. Ad esempio, se volessi crearmi una nuova tab di lavoro, mi posso creare una nuova tavolozza con cui posso organizzarmi gli strumenti, ad esempio per la modellazione, e quindi raccogliere quelli che uso più spesso. Attivo il modifica tavolozza. A questo punto, come vedete, appaiono questi elementi di contorno a ognuna delle tavolozze di lavoro e io posso o trascinare, attenzione che vuol dire togliere dalla posizione originale gli elementi e quindi li ho portati nella nuova tavolozza, oppure se io voglio creare una nuova tavolozza completamente indipendente con una copia di questi elementi, la cosa più semplice è andare a richiamare gli elementi che mi interessano e trascinarli uno alla volta qua, in modo che a seconda degli strumenti che mi servono posso richiamare gli strumenti di mio interesse. Come vedete, sto richiamando uno dopo l'altro gli strumenti di cui ricordo comunque il nome. Se non ricordavo il nome, mi bastava andare sui vari pannelli e leggere i nomi e quindi trovare tutte le informazioni che mi servono per raccogliere tutti gli elementi nel modo più comodo possibile. Una volta fatta la tavolozza, tasto destro e potrò andare a cambiare, cliccando qua, che cosa voglio vedere, quindi icone, testo, se le voglio in verticale o in orizzontale, se voglio che la distribuzione sia in verticale, posso non solo cambiare la tavolozza, ma salvare la tavolozza per un uso successivo, anche perché potrei ricaricarla oppure caricarla come configurazione in un altro pacchetto, oppure trascinarla e portarla dove mi può essere più comodo avere a portata di mano i vari comandi che mi interessano. Magari dico che le icone sono troppo grandi, posso ridurle, posso cambiare quindi varie proprietà, posso rinominare la tavolozza per comodità e così via. Quindi in questo modo posso crearmi un'interfaccia custom dove mi serve e volendo posso anche, trascinandola direttamente sopra, sotto, ai lati, quindi posso ovunque portare la mia interfaccia dentro il pacchetto. In questo modo mi personalizzo completamente tutta l'interfaccia di Cinema 4D. Questo è uno dei mille trucchi che potete imparare durante un corso Espero.